Devo prendere la miccia. Un randagio ha portato altra carne. Il capanno di scherzo. Vediamo cosa nascondi, fratello. Incredibile. Come ho fatto a fidarmi di questo stronzo? Ehi là. Credo che a schizzo non servirà. Devo trovare Eddie. Deve sistemarmi il braccio. Non posso rischiare un'infezione. Con tutte le conseguenze. Nella mia lista nera c'è solo un nome, schizzo. Il tuo. Ogni tanto mi vengono dei dubbi sui furiosi. Per esempio, tu credi che avvertano dolore? E schizzo si è laureato con lode. Cazzo, non ne sapevo ho idea. Che non era un criminale. Spero. Io non ce la faccio più. È perfetto, che succede? Sono una veterinaria, cazzo. Ho studiato per curare coliche, gastriti e malattie degli zoccoli. Questo ti sembra uno zoccolo? Eddie. No, hai visto cosa è successo a Boozer? Non posso farcela. Ehi, ho tutti i feriti e tutti muoiono. Eddie. Dicono, io non sono un medico. Ok, magari no. Ma abbiamo solo te. Quindi Eddie non è un medico. Ah. Ok, non sei un medico, ma questo non ti ha impedito di salvare Boozer. Beh, conterà pur qualcosa. Ehi, Dick. Sono andata a controllare gli esplosivi per vedere se i ripugnanti li avessero rubati. Poi sono passata da schizzo per cercare le micce, ma avrei risparmiato tempo venendo direttamente qui. Vai via da qui, Ricky. Vuoi far saltare la caverna, vero? Io vengo con te. Quando ero piccolo, mio padre trovò un nido di topi sotto una nostra rimessa e sai che fece? Stupisci. La mattina dopo, mentre dormivano, coprì il buco con del compensato e mi mandò a prendere la canna dell'acqua. E disse, non lo dimenticherò mai, disse che il modo migliore per uccidere i topi è affogarli. Vuoi far esplodere il bacino sopra al campo? Gran bella idea. Dicono, non puoi. Vogliono riposare in pace, basta chiedere. Dicono, non puoi farlo. E perché per Iron Mike? Per una tregua del cazzo. Ammazzerei schizzo con le mie mani, ma quel bastardo ha ragione. Carlos non si fermerà, e anche i ripugnanti, e tu lo sai. Non è una questione personale? Certo che è personale! Ok. Boozer, sto andando al cancello. Pronto? Prontissimo, fratello. Ok, sto per arrivare.
il fucile. Ah, sì. È un regalino di schizzo. Voglio esserci quando glielo riporti. Oh, ci sarai. Affanculo, schizzo. Che ne facciamo del bastardo, allora? Insomma, non lasceremo che Iron Mike lo faccia processare, no? Certo che no! D'accordo, qual è il piano? Conosco la zona. Il Sara lavorava in un laboratorio a sud del ranch di Iron Butte. Andavo a prenderla in moto, poi andavamo a pranzo insieme. Mi ho insegnato a guidare su quelle strade secondarie. Jesse, Carlos, come diavolo si fa chiamare ora, si è stabilito nel vecchio complesso con il campo da golf. A sud della baita c'è il bacino di Crescent Lake. Se facciamo saltare la diga, il lago inonderà la vallata, annegandoli tutti, come topi. Capito, ma la baita non è in collina. Vero, l'inondazione non causerà grossi danni al capanno, ma devasterà il complesso dei ripugnanti, eliminando parecchi dei suoi uomini. Ma se Jesse sopravvivesse, non si accorgerebbe di noi. Esatto. Resta anche capire come raggiungere la valle di Iron Butte senza farci scoprire. Ci arriveremo! Tu tieniti forte! Vedo! Avanti! Ripugnanti bastardi! Avete ridotto il mio braccio? Ora la pagherete! Smarrito! Avanti, fermati! Sta giù! Mi ha preso! Cederai all'oblio! Dannazione, visti! Forza, entra! Sistemato. Sono la benzina! Carlos, la vendetta! Fuoco! Fuoco! Le fiamme lo redimeranno! Sei smarrito! Smarrito! Fugge dalla tua ombra! Stai bene? Sono stato meglio. Ok, forza. Facciamola finita. Ti seguo. A ruota.
Da qui dobbiamo andare a sud. Ti seguo. Sacca di esplosivi fin laggiù. Farli saltare tutti in aria, se a loro va bene. Boozer, resta qui con il fucile di schizzo e coprimi mentre sistemo le cariche. No, no, aspetta un po'. Ehi, fidati di me. Non sarò granché con le pistole, ma so piazzare le bombe. Io ho già usato esplosivi da demolizione in Afghanistan e so esattamente dove metterli. Meglio. Così mi guidi quando sono lì. Sei pronto? Sì. Bene. Ok, io resto in questa torre. Mi darà una visuale d'insieme della diga. Aspetto qui finché non sei lì sopra. D'accordo. Sei pronto? Procedo. Sì, stai basso e fai piano. Ricevuto, fratello. Boozer! No, non importa. Vai, vai! Sei un cane! Dove? Dove va la prima carica? Vedi la seconda fila di impalcature in cima alla diga? In posizione. Ottimo lavoro, Boozer. Continua. Ripugnanti! Arrivano! Ah. Ciao, ciao, ripugnanti. Ottimo lavoro. Non fermarti. Ci sono. Sto mettendo la seconda carica. Ce l'hai!
vedo. Bella mira, Tex. Tu però muovi le chiappe. Ok. Ho da fare qui. Ce l'hai? Sì. La chiamava la condotta forzata, la grossa tubatura alla base della diga. Ok, sto andando. Allora, terza carica, in posizione. Tu però muovi le chiappe. Ok, prova tu, con una mano sola e un coltello. Amico, a volte te la invidio quella lama. Faccio io. Proverai. Nick! Diavolo! Morirai. Toglimeli di dosso! Da dove cazzo arrivo? Sì, ok, ma tu sbrigati. Quarta carica. Bene, questa era l'ultima. Corri, Boozer! Più veloce di così non posso. Andiamo! Forza! Stai bene? Sì. Sì, credo di sì. No, a meno che questa era già... Non la smetterai mai, vero? Su. Andiamo a cercare Jesse. Ah, fratello, sei stato davvero un grande. Ma sì, per un attimo ho temuto di non farcela.
Sì, mi dispiace. Ma che cazzo dici? Non mi sentivo così incredibilmente vivo da... Oh, merda. Ti ricordi di quell'orda che ci ha intrappolati a Tamalo? Non abbiamo finito. Quanti ne avremmo uccisi? Non lo so. Se la sono cercata, no? Sì, se la sono cercata. Come tutti, immagino. Ok, dobbiamo proseguire a piedi. Vuoi restare di guardia, nel caso qualche ripugnante provasse a rubarmi la moto? No, non credo ci sia da preoccuparsi. Fanculo. Questo è colpa di Jesse. Cercava vendetta. Gli darò io la sua vendetta. Forza, raggiungiamo la baita. Te l'ho detto. Ti seguo a ruota.